Allora, premetto subito che sono in una postazione diversa dal solito, ma perché purtroppo quando ero in macchina e stavo registrando il video era quasi finito, ero ai saluti, mi si è spento il telefono per la mia gioia, complimenti. Grazie a me, sì, come no, vabbè dopo. Allora ragazzi, come potete vedere sono in una postazione alternativa, sono nella mia camera, vi faccio vedere le varie cose che ci sono. C'è stato il simbolo dei supporters, qua per contro la pistoiese, i vari Gubbio, il Gubbio fantastico che è in Serie B, il Gubbio, vabbè, quello lasciamolo perdere, il Gubbio dell'anno scorso, il Gubbio della partita contro il Fano, e Ferretti, poi quello del Gubbio nella storia, e tante altre cose che ho qua nella mia camera, il simbolo del Gubbio col calendario dei supporters, e tanto, tanto, tanto altro. Oltre alle mie fasi di San Giorgiare, che però questo è un altro discorso. Comunque, Gubbio che pareggia all'ultimo secondo contro il Südtirol e innanzitutto recupera due gol che all'81esimo minuto si vedeva in svantaggio per 2-0, proprio 2-0, e sui nostri due errori difensivi, il primo la difesa si è letteralmente dimenticata dell'attaccante che indisturbata ha messo in fondo alla rete, dobbiamo migliorare su queste azioni da fermo perché veramente sono una spada di Damocle sopra la nostra testa, puntualmente molto spesso prendiamo sempre gol da calci piazzati o da calcio d'angolo, cioè non è possibile. E dobbiamo assolutamente migliorare in questo perché abbiamo tutte le carte in regola per migliorare. E invece la seconda è stata una incertezza di Narciso che non ha tenuto la palla, non ha tenuto la palla con sé, gli è scivolata dalle mani e ha permesso al Südtirol di portarsi sul 2-0. Che dire ragazzi, purtroppo nel calcio si sbaglia. Io mi dispiace perché Antonio è un gran professionista, una gran brava persona che conosco personalmente. E purtroppo si sbaglia tutti quanti, però alla fine diciamo che il secondo tempo ha fatto una parata che ha salvato il risultato che poteva andare a finire sul 3-0. Quindi diciamo che in parte si è riscattato per l'errore che ha commesso il primo tempo. Quindi la partita è rimasta a galla, sempre sul 2-0, sono entrati Candellone e Tavernelli, cambi azzeccatissimi che hanno letteralmente cambiato la partita. All'81esimo segna Candellone 2-1 e al 90esimo, signore e signori, Rinaldi di rovesciata, proprio un gol che si ricorderà, penso, per tutta la vita, sigla il 2-2 per il pareggio. Ecco, nessuno ha vinto e nessuno ha perso. Però sono sicuro che se Gubbio avesse avuto a disposizione 5 minuti di più, è vero, con i secondi in mano non ci si fa niente, poteva vincerla la partita. Io quindi ragazzi sono soddisfatto, sono contento, ho cambiato mano perché questa la spalla cede, no scherzo, sono contentissimo e soprattutto un punto che fa oro, perché questo punto è il secondo pareggio della stagione, noi non pareggiamo mai, un punto che vale oro. Perché un pareggio oggi è veramente, per come è venuto, sia moralmente, sia per la classifica, oro colato, perché vai a 35 punti alla fine dell'anno ed è tanta tanta roba, ragazzi. Veramente tanta roba. Quindi, io vi voglio fare i più sinceri auguri di buon anno, voglio augurarvi tutti quanti voi una bellissima, un bellissimo Capodanno, una bellissima festa. Spero che la passate tutti in famiglia e magari, che ne sai, a tavola durante l'ora di cena si potrà parlare anche del nostro Gubbiaccio, visto una chiacchiera tira l'altra tra gli amici che tifano che insieme quando si va allo stadio ci si va insieme anche a cena e quindi si può parlare anche non solamente, ovviamente non solo del Gubbio, però anche di tanti altri argomenti, scusate mi sono incespicato, però anche del nostro Gubbio. Quindi ragazzi, 2-2, pareggio bello, sono contentissimo. Li portiamo a casa a questo punto. Io vi saluto, anche dall'altro marchese che purtroppo lui lavora oggi. Vi faccio i più sinceri auguri di buon anno. Ci vediamo l'anno prossimo. Ovviamente non ci vediamo il 22 di febbraio, cioè di gennaio, scusate, non così, ma un po' troppo. Non ci vediamo il 22 di gennaio. Faremo anche dei video inerenti al calciomercato, perché inizia il calciomercato il 2 gennaio. Ci saranno partenze, arrivi, quindi faremo anche insieme all'altro Marchese dei video inerenti appunto al calciomercato. Ci vediamo al prossimo video, cioè anche l'anno prossimo. Forza Gubbio, ci vediamo, come ho detto, insieme all'altro Marchese al prossimo anno. Auguri a tutti, ciao ragazzi!